Natuzza Evolo, la mistica calabrese, oltre a portare sul corpo i segni della passione di Cristo, durante la sua vita è stata in grado di incontrare le anime dei defunti e di raccogliere i loro messaggi da affidare ai parenti in vita. Spiegava che l'aldilà è qualcosa di reale, di tangibile, e riusciva a trasmettere questa certezza agli altri. Preghiamo insieme la supplica alla Madonna che scrisse Natuzza Evolo a solo 9 anni per affidarsi al cuore immacolato di Maria e chiedere una grazia. Oh mamma del cielo, gettata nella più desolante angustia, sono venuta a prostrarmi ai tuoi piedi per essere da te consolata. Mi respingerai forse? Non ci credo che hai il coraggio di mandarmi indietro. Il tuo cuore di mamma di misericordia spero che mi esaudirà. Da quando sono nata, io ho sempre sentito parlare che tu a tutto il mondo fai grazie. E a me no. Io la voglio e la voglio a forza. E per questo io, nonostante fossi una povera ed indegna peccatrice, nella tribolazione che mi opprime, ho avuto il pensiero di venire a piangere da te. Io sono venuta sicura. Non mi cacciare, ascoltami. Perdonami se approfitto della tua bontà. Sono sicura che tu me la fai. E come farò se tu non me la fai? No, non permettere che esca la voce che tu abbandoni e non aiuti più i tuoi figli. Pure io sono una figlia. O mi neghi qui ai tuoi piedi che sei la mamma di misericordia e la dispensatrice di tutte le grazie, o mi concedi senz'altro la sospirata grazia. E se tu non mi ascolterai, senti che farò. O mamma di grazie, inginocchiata dinanzi a te, stringendo la tua corona, ti strapperò il manto, ti stringerò le mani, ti bacerò i piedi, te li bagnerò di lacrime e tanto starò e tanto piangerò gridando, fino a quando tu, intenerita e commossa, mi dirai: alzati, che la grazia, Gesù, te l'ha fatta. E me lo devi dire. E ora che hai sentito quello che ti farò, che mi dici, oh mamma mia, che mi rispondi? Mi devi aiutare, me la devi fare questa grazia, pure che sono peccatrice. Se non vuoi farmela perché peccatrice, dimmi almeno da chi devo andare per essere consolata in questo mio grande dolore. Se non fosti abbastanza potente, mi rassegnerei dicendo: tu sei la mamma mia, mi ami, ma non puoi aiutarmi e salvarmi. Se non fosti la mamma mia, con ragione direi: tu non sei la mamma mia, non sono tua figlia, quindi non hai il dovere di aiutarmi. Ma tu sei la mamma mia e di tutto il mondo. Se vuoi, mi puoi aiutare. Me la devi fare questa grazia. Me la devi fare a forza. Sono certa che me la farai, perché tu sei buona e non me la puoi negare. Grazie ti cerco, oh mamma mia. Fammi la grazia che ti cerco. E ti prometto, oh mamma dal cuore tenerissimo, che fino a quando la mia mente avrà pensieri, la mia lingua mi accenta, il mio cuore mi palpita. Sempre, sempre griderò a te. E nelle ore del giorno e in quelle della notte ti sentirai chiamare piangendo: mamma. Quel grido, oh mamma, sarà il mio sospiro. Restiamo così, oh mamma santa. Sì, restiamo così, affinché dopo tante lacrime e sospiri versati ai tuoi piedi, potrò venire a ringraziarti per la grazia speciale da te fatta. Amen.